signora, siete già qui in attesa per la girata del carro, la chiesa è ancora chiusa, ma voi siete già qui? Siamo già qui dalle 8 a fare la fila, perché per noi la nostra bella mamma è... E siamo orgogliosi e speriamo che quest'anno, dopo 2 anni, abbiamo questa gioia che esce. Cosa chiede alla Madonna? Io chiedo un bene per tutti, chiedo che le cose si aggiustano, perché il mondo sta andando a rotoli, e chiediamo che la Madonna ci fa la grazia che aggiusta un po' il mondo. Cosa rappresenta per la città di Torre del Greco questa giornata del 7, la girata e poi la processione? Rappresenta tutto, io lo dico e ho i brividi addosso, per noi rappresenta tutto, l'Immacolata per noi è sacra per Torre del Greco e penso anche per chi sta fuori, che di Torre penso che domani ci saranno anche persone che vengono da fuori, sicuramente. È un momento molto emozionante che avviene e quindi non potevo che essere presente, perché è un qualcosa di veramente molto emozionante e indescrivibile. Cosa rappresenta per te l'Immacolata e per questa città? Tutto, è un qualcosa di veramente importante, di forte, che si tramanda da generazioni. Da che ora è qui in attesa che questo portone si apra per mettersi in fila? Dalle 9. Tutti gli anni viene? Sì, io sono di Torre del Greco, però abito ad Angri, sono 11 anni. Queste giornate torna sempre qui? Sempre, sempre qua. Lei è tutto per noi, tutto. Signora, lei è oggi qui in attesa che la chiesa apra per assistere alla girata? Sì. Che cosa rappresenta per lei questa giornata? Grandiosa. Io perché? Sono 73 anni e questa festa è nostra. Meraviglioso. Da quanti anni lei viene ad assistere alla girata del carro? E sono anni. Io c'avevo 3 anni, 4 anni quando mamma ci portava. Sempre. Poi sempre alla messa delle 4 del mattino facevamo tutta la notte. Spero che veramente sarà un anno del 2023 tranquillo per tutto il mondo. Questo è quello che io chiedo alla Madonna, perché abbiamo troppo sofferto, troppo, e spero che la Madonna ci metta la sua mano, che ci aiuterà un poco. Noi chissà che cosa vogliamo, però questi ragazzi la devono smettere di fare violenza, di fare queste cose proprio orribile, non è giusto. Io prego per tutto il mondo, per tutto il mondo intero, non solo per me e per i miei, per tutti quanti. Viene qui tutti gli anni per la girata? Sì, sì, sì. Perché? Per lei che cos'è questa giornata? Quali sono le sue emozioni? La Madonna è unica sola. È un evento che aspettiamo con ansia dopo i 2 anni di pandemia. Cosa rappresenta per lei l'Immacolata e per questa città? Sarà sicuramente l'evento dell'anno che ogni cittadino torrese aspetta. Cosa chiede lei alla Madonna? Sicuramente ciò che chiede ogni cittadino torrese, quindi in primis la salute per noi tutti. Il culto per l'Immacolata è tramandato di generazione in generazione, lei l'ha trasmesso anche a sua figlia? Assolutamente sì, infatti è venuta spesso a vedere la Madonnina in chiesa, quindi conosce bene la tradizione. Cosa rappresenta l'Immacolata per lei e per la città di Torre del Greco? Tanto, tanto. Ha fatto tanto l'Immacolata per noi. E noi pure dobbiamo farlo anche per lei. Dopo 2 anni di pandemia, che cosa chiede lei quest'anno all'Immacolata? Pace, la pace di fermare la guerra, di fermare la guerra. Dopo 3 anni è una gioia. Lei ci viene da sempre? Sì, abito qui, sono di Torre del Greco e ci vengo sempre. Domani parteciperà alla processione? Sicuramente sì. La sua preghiera, la sua richiesta alla Madonna? Per tutti quanti, particolarmente per il problema che è successo a Ischia. Non lo so se facciamo in tempo, perché siamo dei turisti da Milano. Ah, e venite qui per l'Immacolata? Fino a domenica ci fermiamo. Ma lei ha mai visto la processione? No. Quindi quest'anno per la prima volta? Sì.
Cosa rappresenta per lei e per questa città l'Immacolata? Rappresenta tutto, il perno principale di questa città, e sono anni e anni che teniamo la devozione a lei. È bellissima questa città, senza l'Immacolata non sarebbe la stessa. E la sua preghiera, la sua richiesta all'Immacolata? Di farci stare bene, di far sollevare un poco questa città con la disoccupazione, i marittimi. Ci sono tante difficoltà come dappertutto, sinceramente, perché poi stiamo vivendo un momento, diciamocelo, che non è bello. Non ci manchiamo mai, è bellissimo, è una cosa che a Torre... Cosa rappresenta per Torre del Greco? Maria, cosa rappresenta per te? La fede, la fedeltà, l'amore, la gioia per tutti. E lei quest'anno cosa chiede all'Immacolata? La grazia per la pace, per tutti i bambini, per la guerra che sperando che finisca presto. Quest'anno c'è grande attesa dopo 2 anni di pandemia. È vero, speriamo come si prevede che il tempo sia buono, quindi ci sarà la folla di sempre in questa occasione. Sono venuto apposta per vedere la Madonna sul carro perché no, domani non ci sono e quindi la sono venuta a salutare adesso. Viene tutti gli anni per la girata? No, che se è troppa confusione non ce la faccio a resistere tutto il tempo. Che cosa prova in questa giornata? Bellissimo, è bellissimo. Sono tante le emozioni. È forte, sì, perché anzi quando si cammina per la strada è bellissimo. Cosa chiede all'Immacolata? Tante cose, i figli, i nipoti, la salute, le prime cose. Per questa città l'Immacolata è tutto. Sì, è vero, sì, sì, aspettiamo tutto l'anno sperando che il tempo è buono domani, che esce così fa felice a tutti quanti. Voi assisterete quest'anno alla girata del carro? Certamente, siamo anche emozionati perché è tanto tempo che non c'è la girata e quindi non vediamo l'ora di partecipare. Cosa rappresenta per questa città la festa dell'Immacolata? Un voto di fede, di speranza e un buon augurio, ci affidiamo alla protezione dell'Immacolata per l'anno che arriverà. Quali sono le emozioni che prova quest'anno? Le emozioni di riesserci, per troppi anni non ci siamo stati, 2 anni per un torrese sono troppi e soprattutto la voglia di ritrovare il nostro post-fatale Surgo.